1 luglio 2013 la Croazia entra nell'Unione Europea. Il suo ingresso ha costituito un fatto politicamente rilevante in vista del futuro aggancio dei paesi dei Balcani occidentali, quelli che un tempo componevano la Jugoslavia. Nonostante lo scetticismo di una crescente parte dell'opinione pubblica continentale, che ritiene l'allargamento a questi paesi dannoso, grazie all'adesione croata, il processo di stabilizzazione dell'area e la sua integrazione nel sistema economico-politico europeo hanno compiuto un significativo passo avanti. L'integrazione della Croazia all'Unione Europea è un inizio necessario per richiudere profonde fratture legate alle vicissitudini storiche di tutto il continente. La Croazia era tra l'altro l'unico paese europeo a maggioranza cattolica a non far parte dell'Unione. Inoltre, le due sponde settentrionali dell'Adriatico, per secoli unite prima dal dominio veneziano, poi da quello austriaco, hanno ricominciato a condividere un destino politico comune. Zagabria, subordinata per quasi 1000 anni in unione personale alla monarchia ungherese, che ne frustrò le ambizioni nazionali, torna a considerare Budapest un partner politico alla pari e può anche riannodare al massimo delle potenzialità i rapporti con Vienna.